Ciao manutentori, ciao hobbisti, bentornati nel mio garage. Io sono Stefano. Oggi vediamo dei prodotti molto interessanti che mi ha mandato l'azienda ProStormer. È un'azienda che vende qualcosina su Amazon, ma soprattutto su AliExpress, e che avrà una grossa promozione l'11 di novembre con prezzi molto scontati su AliExpress. Vi lascerò tutti i link in descrizione e anche dei codici sconto per i prodotti che vi presento, che sono un trapano avvitatore a percussione a batteria da 60 Nm, per il quale ho già fatto il video ed è qua. E una smerigliatrice angolare piccolina di quelle con disco da 76 mm, estremamente interessante. Andiamo a vederla, ma prima sigla. Eccola, arriva in una scatola di cartone assolutamente monocolore, piuttosto anonima anche, col logo Explore More Possibilities. Qui ci dice che il modello è il PSBG1201, voltaggio 12 volt, tensione di lavoro 12 volt, 18.500 giri al minuto, e questo penso sia il codice interno del prodotto di AliExpress o di ProStormer. Andiamo a vedere cosa c'è dentro. Un piccolissimo foglietto di istruzioni solo in inglese, dei graziosi guanti di cotone, vediamo se sono misura cinese, diciamo che mi vanno giusti, io porto una 9 di solito, non adatti forse a chi ha mani enormi. Dentro c'è la nostra piccola smerigliatrice, non c'è la batteria perché la batteria l'avevo messa a caricare ed è qua. Poi abbiamo un caricabatterie, compresa proprietaria, che si attacca direttamente sulla batteria. Beh, proprietaria no, però comunque non è un USB, ecco. Si attacca direttamente alla batteria. Luce LED diventa rossa nel momento in cui la mettiamo in carica, verde quando la batteria è carica. L'uscita è di 1 A, di conseguenza, dato che questa è una batteria da 2 A, ci metterà un paio d'ore. Dentro, adesso mi tolgo i guanti, troviamo una brugola che serve per togliere e mettere il disco. Qui ci sono due dischi da taglio e qui un'altra serie di dischi, cioè altri due dischi da taglio e una lama per tagliare il legno, dicono loro. La proveremo. Passiamo alla descrizione. Il corpo si presenta estremamente compatto e anche molto leggero, lo vediamo subito. Solo corpo pesa 484 grammi con la batteria. Siamo a 658 grammi, un peso assolutamente basso. La batteria non è uguale purtroppo a quelle di Parkside, non è compatibile, e neanche a quelle di TacLife, che sono simili a quelle di Parkside. Non lo so, a quali altri brand possa essere compatibile. Neanche Bosch, neanche Milwaukee, da quello che so. Comunque ci sono in vendita separatamente a prezzi abbastanza popolari su AliExpress. Abbiamo qui un indicatore di carica nel momento in cui l'accendiamo, che ci dice appunto contro LED la carica della batteria. Rosso è se c'è un'emergenza tipo surriscaldamento. Il tastino, togliamo perché fa rumore. Il tastino è facile da premere e rimane bloccato. Per sbloccarlo dobbiamo premere così e lui torna indietro. Rispetto per dire alla Parkside che ce l'ha nell'altro verso, questa è molto più comoda anche da impugnare. Comunque siamo di fronte a un apparecchio brushless, motore senza spazzole, e lo si vede anche se siamo curiosi dal fatto che, guardate, gira a scatti ed è tipico dei motori a magneti permanenti, appunto brushless. Ora però andiamo a mettere su il disco. Mi raccomando, sempre senza batteria. Per mettere il disco svitiamo questa vite a brugola, che in questo momento è libera perché non era stretta, quindi non serve fare nulla, basta svitarla a mano. Togliamo questa prima rondella e andiamo a inserire il disco qua, su questa, che è solidale al mandrino, all'albero. E vorrei proprio cominciare con la lametta per tagliare il legno, vediamo un po'. La si inserisce così. Poi questo disco di ritenuta è piatto da una parte e incavo dall'altra, lo mettiamo dalla parte incava. Proviamo
proprio perché andrà poi a tenere bene il disco. Se invece usassimo dischi più spessi, lo metteremo dalla parte piatta. Andiamo a chiudere a mano intanto la vitina. Dopodiché a questo punto gira, quindi attiviamo il blocco del mandrino tirando in su questa ghiera nera. Guardate, spingo, giro, eccola qua, tac. Viene in su nel momento in cui prende poi gli incavi che ci sono all'interno. A questo punto il mandrino è bloccato e possiamo andarlo a chiudere con la nostra chiavetta. Ecco qua, comodo. Non dobbiamo tenere tasti schiacciati, ma semplicemente alzare questa ghiera. E a questo punto la macchina è pronta per funzionare. Mettiamo la batteria. A questo punto diventa anche pericolosa perché girerà a 18.500 giri. La protezione a tal proposito è regolabile. Vedete, da qui fino a qui. Non è amovibile ed è anche un bene forse. Rispetto alla Parkside che era chiusa anche qui sotto, qui invece ce l'abbiamo semiaperta in maniera più universale, più comune, diciamo. Secondo me è anche più comoda, anche se chiaramente bisogna sempre stare attenti, ma con questi attrezzi bisogna sempre e sempre sempre stare attenti. Andiamo a provarla su legno, dato che abbiamo il disco da legno, la proviamo. Regoliamo la protezione in questo modo e andiamo a provare a fare qualche taglio su legno. Ora è chiaro che tutto il lavoro che può svolgere questa macchinetta è vincolato da questa misura, che è esattamente di, vediamo un po', 15 mm. Quindi la profondità di taglio possibile è di 15 mm. Andiamo un po' a vedere come si comporta. Ah, la velocità non è regolabile. Vediamo che se insisto va già in protezione, riproviamo. Ecco, stessa cosa che ho provato sul Trapano Pro Stormer. Ci vuole un po' prima che riparta, anzi, forse è meglio ancora togliere e rimettere la batteria. Ok. In realtà non serve spingere, basta il peso della macchinetta e taglia tranquillamente e con molta precisione il pezzetto di legno. È chiaro che, ripeto, lo spessore che può raggiungere è veramente basso, di conseguenza questo è quello che può fare. Andiamo a vedere invece come si comporta come flex, come smerigliatrice, moletta, frullino, chiamatela come un po' come volete a seconda della regione da cui provenite. Nella mia regione si chiama flessibile. Andiamo a tagliare qualcosa di ferro, come per esempio questa bella vite di acciaio 8.8, quindi siamo già nel campo degli acciai alto resistenziali, da 12 mm di spessore. Cambio il disco e andiamo. Tra l'altro, faccio notare che il disco che danno in dotazione è indicato per inox addirittura, quindi boh, dovrebbe essere buono per quanto cinese. Ora, per fare questi lavori, guanti, anche se quelli che danno in dotazione non mi sembrano proprio adatti, forse non lo sono anche questi, ma mi danno un po' più di affidamento. Occhiali protettivi, perché le scintille negli occhi non fanno piacere, e cuffia antirumore. Poi, se non volete, non li mettete, ma io li metto.
ho spinto con particolare forza e infatti è andata in blocco, però bisogna spingere davvero tanto, sinceramente, per le dimensioni della macchina. Voglio andare a vedere comunque la velocità massima se rispetta quella dichiarata. Quindi una volta applicato il mio simpaticissimo tag sul disco, andrò a vedere col mio simpaticissimo tachigrafo laser che velocità raggiunge questa macchina. Direi che boh, ci siamo. Ci siamo. 500 giri in meno del dichiarato. Guarderò se trovo delle batterie da 4 A. Comunque questa si comporta con la batteria da 2 A come la Parkside corrispondente con la batteria da 4. Ora, per non far diventare il video troppo lungo, non vi faccio la comparativa, ma fidatevi. Va un po' meglio della Parkside con 4 A. È vero che anche questa costa molto di più della Parkside, però comunque siamo di fronte a un apparecchio intanto più leggero, più maneggevole, con motore brushless. Quindi abbiamo qualcosina di veramente più serio, ecco. A questo punto, cosa vi posso dire? Mi è piaciuta molto questa macchinetta. Peccato perché non abbia una valigetta, che abbia soltanto la scatoletta di cartone. Per il resto è un ottimo apparecchio, anche la batteria regge bene, cioè la potenza dell'apparecchio, essendo anche brushless, rispetto alla batteria regge molto bene. Consiglio comunque di reperire quantomeno un'altra batteria da 2 A, vi metterò comunque il link in descrizione e poi guarderò anche se ne trovo da 4. Ricordo che è in promozione l'11 di novembre su AliExpress e vi lascerò link per acquistarla e codice di sconto per un ulteriore sconto. Per me è promossa anche questa, così come il suo fratello Trapano che ho provato in realtà poco fa, ma voi l'avrete visto forse il giorno prima di questa. Non so, vedremo come usciranno i due video, li ho provati tutti e due, questa e questo qui, e devo dire che sono due ottimi apparecchi. Non costano veramente 2 lire, soprattutto se li acquistate fuori dalla promozione. Però sì, valgono effettivamente, cioè sono quasi a livello di apparecchi professionali, non sono degli apparecchietti da hobbisti, ecco. Ho trovato anche molto comodo questo sistema di blocco, senza dover tenere premuto, senza dover inserire blocchi, eccetera, molto ben fatto. L'unica cosa un po' antipatica è che costringe, quando va in protezione, a togliere e rimettere la batteria oppure aspettare. Quello è un po' antipatico, però avete anche visto che quando ho tagliato il ferro si è bloccata 2 o 3 volte ed è ripartita subito, a differenza del legno dove probabilmente ha sentito un blocco maggiore e non è ripartita, e quindi ho dovuto togliere e rimettere la batteria. Quindi se non la mandiamo proprio sotto sforzo in modo eccessivo, riparte subito e anche lì direi che va bene senza doverla spegnere e riaccendere. Ah, un'altra cosa che ho dimenticato di far vedere è questa. Quando lasciate inserito il pulsante e cambiate la batteria, la macchina non riparte, così come fanno d'altronde anche quelle a rete che hanno la sicurezza. Quindi per farla ripartire dobbiamo spegnere e riaccendere. Ah, tra l'altro, importantissimo, blocco immediato, cosa che la Parkside non ha. Ed è anche una buona sicurezza. Nel momento in cui dobbiamo appoggiarla, sappiamo che il mandrino si ferma subito e non dobbiamo neanche aspettare, quindi anche se va a toccare è già fermo, molto comodo. Io spero che il video vi sia piaciuto, ripeto, lascio il link in descrizione, mettete mi piace e attivate la campanella per rimanere aggiornati sulle novità, utilizzate i link per questa, ma soprattutto quelli che lascio su Amazon per fare i vostri acquisti e non spendere nulla di più e aiutare il canale. E io vi ringrazio e ci vediamo la prossima volta. Ciao!